Buongiorno a tutti, leggo la struttura, la nuova composizione della giunta, poi dirò qualcosa anche alla stampa su come è stato questo primo approccio con il partito di Forza Italia e le liste che ci hanno visto vincenti in questa campagna elettorale. Allora, il sindaco mantiene come delega i rapporti istituzionali con lo Stato e la Regione, la Polizia Municipale, Protezione Civile, Mobilità e Traffico, Risorse Finanziarie e Bilancio, Ufficio Stampa, Rapporti con gli ATO e Società Partecipate. Poi abbiamo come Vice Sindaco l'Avvocato Ivan Cardamone, che avrà la delega alle politiche culturali, sistema museale, beni artistici e culturali, sistema storico-archivistico, patrimonio. L'assessore Franco Longo avrà i lavori pubblici, grandi opere, gestione del territorio ed edilizia scolastica. Poi abbiamo Giampaolo Mungo che mantiene ancora la delega alla promozione dello sport, impiantistica sportiva, a cui si aggiunge anche ambiente, ciclo dei rifiuti, parchi e giardini. Poi abbiamo la dirigente scolastica Concetta Carrozza, che avrà la delega alla pubblica istruzione, diritto allo studio, pari opportunità, rapporti con l'università e il sistema sanitario e l'alta formazione. Poi abbiamo la giovanissima Alessandra Lobello, che avrà come delega il turismo e spettacolo, politiche del mare, marketing territoriale, politiche giovanili, servizi demografici. Poi abbiamo l'avvocato Danilo Russo, che avrà la delega al personale, all'avvocatura e agli affari generali. Abbiamo Lea Concolina, invece, che avrà le politiche sociali come delega, promozione del volontariato, ufficio casa, programmi di social housing. L'avvocato Alessio Sculco, invece, le attività economiche, mercati, enti fiere, innovazione tecnologica e servizi informatici. E Modestina Migliaccio, che avrà l'urbanistica, avvocato Modestina Migliaccio, che avrà l'urbanistica, ufficio del piano, edilizia privata, programmi urbani complessi. Come vedete è una giunta che si caratterizza per la presenza di molti avvocati, quindi d'altra parte siamo... Buon lavoro, le sensazioni emotive più che quelle sostanziali oggi, assessore Russo. Russo, sì. Le sensazioni sono molteplici, innanzitutto il piacere di vivere e lavorare per la nostra città è un qualcosa che è indescrivibile, dopodiché un team del genere penso che difficilmente si sia visto nella città di Catanzaro da qualche tempo, quindi non ci resta che metterci in moto e lavorare per il bene della città. Assessore Lobello, si dice solo per il momento che è giovanissima, ma emotivamente questo incarico la intriga o la preoccupa? Assolutamente non mi preoccupa, sicuramente è una certezza quello che è un'esperienza del rispetto ai miei colleghi, di conseguenza rispetto alla squadra che mi affianca dovrò senza dubbio lavorare il doppio, ma non mi spaventa. Le deleghe che mi sono state affidate dal sindaco mi rappresentano, potrò avere l'opportunità di esprimere anche e di personalizzare quello che è queste deleghe e questo ambiente, sicuramente sempre seguendo quelli che saranno i consigli del sindaco, che avrà il compito di motivarci e di trasferirci tutta la sua esperienza amministrativa, che sicuramente io non posseggo, ma mi auguro che da qui a breve riuscirò a possedere. Si sente interpretare anche il ruolo intermedio fra la mentalità giovanile e l'esperienza dei colleghi più navigati? Credo che sarà questo senza dubbio il mio ruolo, sicuramente sono pronta dal punto di vista del coraggio, dal punto di vista dell'esperienza mi auguro di riuscire a carpirla nel prima possibile, anche grazie ai miei colleghi, grazie al sindaco e grazie al mio gruppo che è Catanzaro da Vivere, che sicuramente mi supporterà. E io, diciamo che opero nella scuola da 40 anni, non sono mai stata emozionata come stamattina, forse è il peso di questo
queste deleghe anche che ho avuto che mi hanno creato tale emozione. Ringrazio il sindaco per questa fiducia che mi è stata accordata, perché già la pubblica istruzione è un assessorato importante. Tenere i rapporti con l'università e con le aziende ospedaliere e le ASP per me è veramente un punto di partenza, perché questa sinergia tra comune e università, ripeto, e azienda ospedaliera è importante e necessaria. Sono fortemente emozionata, questa è la mia primissima esperienza politica, ho una forte determinazione, mi sento quasi un adolescente alle prime armi, e questo penso sia una cosa positiva per il bene della collettività. Ho tante idee, credo nella luce delle idee, credo nel rinnovamento. La prima cosa da fare è sedersi a tavolino con il sindaco, con i dirigenti dell'urbanistica e dell'edilizia privata per concordare idee, programmi, orientamenti comuni. Io sento fortemente il peso di questo assessorato, lo sento perché era un assessorato che fino ad oggi tratteneva il nostro sindaco Sergio Abramo. Ho tante idee, ho l'idea dei 100 giorni di lavoro, sarete periodicamente informati. Tutto passerà al vaglio della squadra, del mio partito e di Sergio Abramo. Adesso rimbocchiamoci le maniche e bisogna lavorare. L'impegno è che con lo stesso che abbiamo messo un anno fa, perché esattamente un anno e un giorno fa c'era la nomina alla fine della consigliatura, ed è lo stesso che metteremo in questa nuova esperienza, sarà quella di iniziare una progettazione che dovrà essere nel medio e nel lungo termine per poter determinare quali sono gli obiettivi principali da conseguire, nonché eliminare da subito le prime criticità. Dall'esperienza di Presidente del Consiglio, che è stata veramente gratificante, questa nuova esperienza da assessore e da vice sindaco sicuramente rappresenta per me un motivo di orgoglio del percorso politico fatto. Io di questo ringrazio il sindaco Abramo per la fiducia che mi ha accordato, per le deleghe e per la delega del vice sindaco. Essere quindi al suo fianco è un onore anche per il percorso politico intrapreso insieme ad Abramo per questa esperienza bellissima che ci ha visto impegnati nella campagna elettorale. Devo ringraziare soprattutto il gruppo di Forza Italia, che è il primo partito in città che si è affermato, che insieme all'espressione civica di Forza Italia Obiettivo Comune oggi conta 8 consiglieri comunali più 4 assessori, quindi un doveroso ringraziamento al coordinamento di Forza Italia per i risultati raggiunti, perché devo questo obiettivo soprattutto a loro. Diciamo che effetto giunto l'ho avuto, per dire la verità, già una settimana fa, cioè il primo giorno che ho discusso, nel quale ho discusso con Forza Italia e le liste della coalizione per chi dovevano essere gli assessori e quale delega dare, mi ero accorto che dopo 10 minuti avevamo già finito. Prima perché non avevo niente da dire sulle persone che sono state indicate, persone per bene, professionisti, la maggior parte avvocate, capaci. Secondo perché quando si è trattato delle deleghe, sentendo anche le singole persone, addirittura volevano delle deleghe un po' più leggere per fare esperienze, cioè sono la prima esperienza, non vorrei sbagliare, quindi il contrario di quello che avviene normalmente nella politica, che il giorno dopo arrivano i movimenti, i partiti e ti chiedono le deleghe forti per i propri assessori, invece è stato l'incontrario. Ho dovuto io, insieme a loro e in base alle caratteristiche dei singoli assessori prescelti, dare loro la delega in base alle loro caratteristiche praticamente. Una giunta che parte con il piede giusto e che probabilmente come dire, si troverà agevolata tra virgolette rispetto ai tanti sacrifici e alle difficoltà passate. Sì, credo molto, molto agevolata, e poi credo che saremo agevolati anche in Consiglio Comunale con questi new entry, questi 14 nuovi consiglieri comunali. E credo che, come ho detto, fra 5 anni, se andremo via anche quelli che siamo rimasti nelle vecchie legislature, io credo che avremmo liberato definitivamente il comune di Catanzaro, perché questo è stato l'obiettivo mio, liberare
il comune di Catanzaro ha un vecchio modo di fare politica. Oggi ci siamo riusciti per tre quarti, manca un quarto, beh, compreso dovrà andare via fra 5 anni, però andrò via quando formeremo questi nuovi giovani che saranno il futuro di questa città.